un dolce malese dal nome veramente difficile, però il risultato è spettacolare. Metto lo zucchero di palma in una casseruola e accendo il fuoco. Aggiungo un pochino d'acqua. Metto la farina in una ciotola per preparare la pastella per le crepe. Aggiungo il latte di cocco, il pandan, un uovo, un pizzico di sale. Si aggiunge un gocciolino di olio. Una volta sciolto completamente lo zucchero di palma, si va ad aggiungere il cocco. Una volta che il cocco ha preso questo bel colore dorato, possiamo spengere la fiamma. Metto un gocciolino d'olio, con della carta da cucina ungo bene. Facendo molta attenzione si va a girare. Una volta cotta la facciamo scivolare su un vassoietto e proseguiamo. Si prende il ripieno e si mette sopra la crepe e si opera come se fosse un involtino primavera, quindi si arrotola, poi si richiude verso l'interno e si termina arrotolandolo. Non è facile trovare il pandan, trovatelo, se non trovate il pandan, il concentrato, quello si riesce a trovare. Vale la pena perché il dolce è spettacolare. Buon appetito!